Pierri, poi il compagno Carmine, io volevo dire il nome, il compagno Carmine, per l'ultimo intervento. Poi dobbiamo fare in una fase, diciamo, conclusiva, nel senso non si fanno conclusioni, però comunque operativa. Sì, io non sarei dovuto intervenire, ma la ricchezza del dibattito, dei contributi che sono arrivati mi ha comunque sollecitato a qualche riflessione. Ma io intanto ricorderei che questa è comunque un incontro che abbiamo fatto che è nel segno di una discussione sulla organizzazione, diciamo, del sindacato. Quindi è una conferenza di organizzazione e anche se siamo una fase pre-congressuale non è diciamo il congresso. Quindi diciamo gli interventi dovrebbero forse essere più centrati su questo specifico aspetto. La seconda considerazione è che la capacità dialettica di molti dei nostri compagni non deve spingersi al punto da questa almeno è una mia sensibilità, al punto da inventare conflitti che non esistono. Diciamo che tutti siamo chiamati a dare un apporto, un contributo di proposta, di riflessione per un obiettivo comune che è l'obiettivo di organizzare al meglio la rappresentanza e la missione, diciamo, costitutiva che abbiamo come organismo organizzato. Giusto a precisazione dell'intervento riassuntivo di Petrucci in ordine alla discussione in seno al gruppo dei legali, noi siamo partiti da questa considerazione, e cioè che come legali, faccio una digressione, non esiste una dicotomia legali, organizzazioni, un altro da sé. Diciamo, partiamo da questo presupposto, questo non è un sindacato di metalmeccanici, non è un sindacato di infermieri, non è un sindacato di avvocati, è un sindacato dove ci sono a vario titolo persone impegnate nella società in vario modo e qualcuno anche disoccupato, quindi inimpegnato da questo punto di vista. Quindi ben venga il contributo di tutti, anche quello degli avvocati. No, si diceva come esperti e operatori del diritto, intanto la premessa di rafforzare, la forte volontà di rafforzare il coordinamento dei legali come un organismo vero, con un'operatività, diciamo, continuativa, e quindi come risposta alla necessità di una interlocuzione permanente, un aggiornamento permanente delle esperienze. Questo perché vediamo che in molta parte, anche in particolare della periferia del paese, c'è una necessità di avere una risposta il più ricca possibile e il più puntuale possibile. E questo risultato lo possiamo conseguire solo attraverso un coordinamento vero e un'attualizzazione delle esperienze. In secondo luogo, secondo noi, il coordinamento dei legali deve avere, come dire, un compito molto preciso, che è sostanzialmente anche quello di essere elaboratori di proposte che possano implementare e avviare delle battaglie e un'azione politica. Non so se è stato colto in maniera sufficiente quello che Petrucci voleva dire, che poi era, insomma, la nostra riflessione. Cioè, noi dobbiamo tentare nelle nostre battaglie anche di confrontarci con la rappresentanza politica attraverso un confronto e delle proposte già diciamo compiute anche sul piano testuale, delle norme, delle discipline. L'esperienza appunto del decreto legislativo 23 è sostanzialmente l'esperienza di un sindacato che ha inseguito una normativa che è stata proposta in via autonoma dalla politica, che non è partita da una nostra riflessione, da una nostra battaglia.
E quindi siamo stati un po' chiamati come sindacato e come legali a riflettere e a inseguire, diciamo, le dinamiche che erano in atto. Questo vuoi sul decreto legislativo, vuoi sull'abrogazione poi intervenuta la Corte Costituzionale e poi quello che è stato fatto. Quindi noi vorremmo, ecco, in qualche maniera fare delle proposte che vadano nel segno di una riforma della 431. Dopodiché, come dire, la politica non darà ascolto, non ci sarà un'interlocuzione positiva, ma noi su questo possiamo fare una battaglia. Come si può fare, come dire, organizzare, fare una battaglia sulla giornata no sfratti? Allo stesso modo potremmo inventare, come dire, delle azioni di altra natura dove si propongono delle cose che secondo noi sono processi di riforma. Una delle ipotesi che abbiamo così analizzato è quella di proporre un articolato che consideri la messa a disposizione in funzione sociale di alloggi che risultino inoccupati per troppi anni senza giustificata ragione, senza per questo andare a rispolverare l'istituto della requisizione, ma assumendo la forma del contratto imposto, che è una forma che la nostra legislazione conosce in diverse materie e che può essere vista anche in questo senso. Quindi la logica di tutto questo qual è? È quella di dire che uno Stato, in una lettura, diciamo, costituzionalmente indirizzata, non può accettare un immobile sia libero da 20 anni, salvo che ci sia, come dire, una questione di fondo che impedisce l'utilizzo di questo bene, perché c'è una causa in corso, c'è una successione ereditaria che non si riesce. Diciamo, un giustificato motivo. E quindi questo, anche nel linguaggio, come dire, è comunque una proposta riformatrice, non rivoluzionaria, perché chiaramente va contro il buon senso che un immobile libero sia, come dire, non messo a destinazione in nessuna maniera per 15, 20, 25 anni. Cioè deve esserci un limite soglia oltre il quale l'ordinamento, una commissione comunale a composizione paritetica, possa eventualmente disporre un contratto imposto con un canone da applicare. Ma ora questo riguarda un po' il merito della questione. Concludo giusto con questo. Io credo che l'Unione Inquilina abbia ampiamente dimostrato di essere aperto al futuro, cioè mi sembra che le dinamiche e la crescita, l'attenzione che ci attorna, che è crescente, è la dimostrazione che non siamo rimasti all'era del volantino e del manifesto, siamo andati ben avanti e penso che questa è, come dire, una via ormai segnata che non potrà che essere sempre meglio utilizzata. Quindi, diciamo, da questo punto di vista siamo nelle dinamiche della modernità, dei nuovi linguaggi e delle nuove forme di comunicazione. Quindi, diciamo, non abbiamo da recriminarci nulla, semmai possiamo solo invitarci di sfruttare al meglio queste potenzialità che ci sono. Da ultimo condivido l'accento che in seno alla Commissione è stata fatta in ordine alla necessità di cogliere forme di garanzia sul collegamento stretto che ci deve essere tra il sindacato e l'eventuale ente o ONS o associazione che si occupa, diciamo, della eventuale raccolta fondi, di risorse, di finanziamenti. E quindi, come dire, una certa prudenza sul fatto di evitare che in una prospettiva di medio e lungo periodo si possano determinare le condizioni che possono effettivamente determinarsi di scissione o di automatizzazione, diciamo, di enti distinti, secondo me è una riflessione di prudenza importante, perché sostanzialmente noi vogliamo portare nel futuro il patrimonio che siamo riusciti a costituire in tutti questi anni, e quindi la esigenza è quella di rafforzare le nostre capacità di intervento, le nostre capacità di lotta, ma anche al tempo stesso di evitare, come dire, crisi sia per il sindacato sia, ecco, di prospettiva.